Lotta alla contraffazione. I finanzieri requisiscono oltre 7.000 accessori e denunciano due persone. Ancora Consiglio Comunale. Oggi a sparare contro la maggioranza è il Movimento 5 Stelle. Non c'è democrazia. Progetti financing sull'illuminazione pubblica di massa. Non ci vede chiaro nemmeno Confartigianato. Si blocchi tutto. 30 anni dalla Convenzione ONU e Telefono Azzurro. Oggi l'evento per i diritti dell'infanzia. Un'ambulanza intitolata alla memoria di Gabriella Gabrielli. La Croce Bianca inaugura il nuovo mezzo. Ufficiale il calendario degli eventi natalizi del Comune di Massa. Tanti appuntamenti in tutto il territorio. Buonasera a tutti, nuovo appuntamento con l'informazione di Antenna 3. Contraffazione e sicurezza prodotti. La Guardia di Finanza sequestra oltre 3.000 cinture contraffatte e 4.600 occhiali non sicuri a una ditta di Prato di proprietari cinesi. Tutto è partito da un controllo ad un negozio di Marina di Carrara. Sono scattate due denunce, una al proprietario del magazzino all'ingrosso e l'altra alla proprietaria del negozio carrarese. La cronaca ci viene detta nei particolari da Margherita Badiani. L'ultima operazione eseguita dai militari del nucleo mobile della Guardia di Finanza del gruppo di Massa Carrara si è conclusa con il sequestro di 3.300 cinture di marchi contraffatti di note case di moda e di 4.600 occhiali da sole con il marchio CE non corrispondente alla verità. Le attività di polizia giudiziaria sono scaturite a seguito dell'accesso in un negozio di abbigliamento di Marina di Carrara, dove sono state notate delle cinture in pelle griffate esposte in vetrina ad un prezzo notevolmente inferiore rispetto a quello di mercato. Alla responsabile del negozio è stata richiesta l'esibizione della documentazione attestante la provenienza e l'originalità della merce, ricevendo esclusivamente delle fatture di acquisti effettuati presso una società gestita da soggetti di etnia cinese con sete a Prato. I militari, ritenendo gli articoli contraffatti, hanno proceduto al sequestro della merce. Gli accertamenti sono stati estesi ai locali della società pratese, all'interno dei quali sono stati rinvenuti diversi scatoloni contenenti articoli in pelletteria, sempre cinture, riportanti marchi di fabbrica non genuini. Nel corso delle attività di perquisizione sono emersi anche numerosi occhiali da sole, senza alcun marchio di fabbrica, recanti il logo CE Mendace, poiché riconducibile alla dicitura China Export, utilizzata al posto di quella prevista dagli standard di sicurezza dell'Unione Europea. L'operazione si è conclusa con il sequestro di circa 7.900 accessori per un valore di mercato pari a oltre a 125.000 euro, che sono stati confiscati per violazioni di natura penale in materia di illecita commercializzazione. I due responsabili del negozio di Marina di Carrara e della società di Prato sono stati segnalati a piede libero all'autorità giudiziaria per vendita di merce contraffatta e di beni recanti segni falsi. Questa è la continua attenzione rivolta dai reparti della Guardia di Finanza alla tutela dei consumatori, con riferimento, oltre alla genuinità dei marchi di fabbrica, anche all'esposizione a potenziali rischi per la salute, in questo caso di particolare evidenza per i possibili danni alla vista derivanti dall'uso di lenti non idonee alla protezione degli occhi. Ieri la maggioranza in Consiglio Comunale a Massa e il sindaco stesso sono tornati sull'interruzione del Consiglio Comunale, dando la colpa della sospensione alla minoranza. Oggi a parlare del Consiglio è il Movimento 5 Stelle, imputando al sindaco di non essere un leader e alla maggioranza di non esprimere la democrazia. Sentiamo i dettagli. Tra gli sproloqui dei consiglieri di maggioranza e detti del sindaco e la vergogna invocata, non sappiamo cosa dimostri di più l'incapacità di questa amministrazione di riconoscere il doveroso rispetto istituzionale che una maggioranza deve alla minoranza presente in consiglio. Dalle reazioni che hanno avuto è chiaro che sono rimasti attoniti di fronte alla loro credenza in frantumi di essere invincibili solo perché hanno un maggior numero, come ovvio, di consiglieri seduti in sala 10 aprile. Inizia così una focosa nota del Movimento 5 Stelle di Massa, che torna a parlare dello scorso Consiglio Comunale che è stato sospeso. Secondo la maggioranza, la minoranza andrebbe contro i cittadini, mentre per l'opposizione la chiave è da trovarsi nella scarsa coesione appunto della maggioranza. Tanto invincibili da puntare su questo ogni qualvolta con i fatti non riescono ad avere la meglio sulle ragioni della minoranza, considerata solo un fardello inevitabile e non una rappresentanza estesa della cittadinanza.
tanto invincibili da snobbare la minoranza che sull'argomento in discussione in consiglio aveva chiesto una sospensione per poter avere un momento di confronto con loro e non presentarsi, solo perché la minoranza li aveva mandati sotto anche in quella circostanza, facendosi accordare dal consiglio 15 minuti nonostante il loro insufficiente voto contrario. Questa è la loro democrazia. In ogni discussione devono sempre farla da padroni, altrimenti si sottraggono al dialogo, imputando agli altri la cattiva volontà di non essere disposti a dargli sempre ragione. In fondo questo è il loro evidente retaggio, ma dimenticano che una democrazia è fatta di cittadini che li ascolta, li guarda e li giudica. Spieghino invece alla città perché 3 dei loro consiglieri sono stati disposti ad unirsi alla minoranza in questa manifestazione di riappropriazione del proprio ruolo, si facciano le dovute domande e si diano le risposte invocate anche in sede consigliare non fornite. Raccontino onestamente che i loro malesseri interni sono dovuti all'incapacità di raggiungere quegli obiettivi promessi con tanta leggerezza e alla loro arroganza. Abbiamo già vissuto il dramma di una maggioranza divisa e infruttuosa, concludono i 5 Stelle, e ci preoccupa molto vedere nuovamente un'amministrazione guidata da un sindaco accusato di non essere un leader da uno dei suoi consiglieri. Si torna a parlare del project financing dell'illuminazione nel comune di Massa, questa volta ad intervenire è Confartigianato Massa Carrara che, con un gioco di parole, dice troppe ombre e poche luci, la soluzione migliore potrebbe essere la gestione in-house e la rotazione delle aziende. Per essere un project financing destinato a dare nuova luce alla città di Massa, ci sembra che tutto sia stato portato avanti nell'ombra, tenendo all'oscuro il Consiglio Comunale e i portatori di legittimi interessi di Massa, gli abitanti, le associazioni di categoria e le imprese del settore che qui sul territorio operano e danno lavoro a centinaia di famiglie. Siamo contrari quindi al project approvato dalla Giunta di Massa che impegna il Comune per 18 anni con vantaggi dubbi per la collettività. Invitiamo l'amministrazione a bloccare la procedura e a puntare su una gestione in-house che garantisca rotazione delle imprese e trasparenza. Lo sostiene la dirigenza di Confartigianato Massa Carrara che lunedì mattina ha incontrato l'amministrazione per parlare del project financing della pubblica illuminazione approvato in giunta nonostante l'assenza del sindaco Francesco Persiani e degli assessori al decoro Veronica Ravagli e al bilancio Pierlio Baratta, deleghe chiave per l'operazione. Un progetto presentato in estate da un privato. Il raggruppamento temporaneo di imprese RTI formato da Enel Sole e Gaina Ivano, valutato positivamente dagli uffici tecnici di cui è stata approvata la pubblica utilità proprio in sede di giunta. Se andrà a gara legherà il municipio al concessionario per 18 anni con un canone annuale di 1,6 milioni di euro. Come associazione di categoria non possiamo che apprezzare la grande capacità di queste due aziende che ormai da decenni gestiscono la pubblica illuminazione e la fornitura di energia del comune. A ogni cambio di amministrazione, riuscendo a far approvare una loro proposta quando a Palazzo Civico siede per la prima volta nella storia una giunta di centrodestra. Dobbiamo però difendere quelli che sono gli interessi pubblici e legittimi delle imprese che rappresentiamo e della collettività perché questo progetto, a nostro parere, non ha le carte in regola, almeno sotto il profilo della convenienza. Una nota dolente per Confartigianato è anche la dichiarazione alla stampa dell'assessore ai lavori pubblici Marco Guidi che ha detto che è stata acquisita la proposta di un privato perché il comune non aveva personale tecnico in grado di progettarla. Si va a blindare una concessione per 18 anni in un mercato come quello dell'energia estremamente altalenante con tecnologie in continua evoluzione, va avanti Confartigianato. Secondo un prospetto economico realizzato con i nostri associati il comune potrebbe arrivare a risparmiare circa altri 10 milioni di euro, concludono. Siamo comunque convinti che la scelta migliore sia la gestione in-house. Adesso bisogna fermare tutto. E quello che invece è partito questa mattina è un intervento di manutenzione straordinaria sulle alberature che riguarderà 3 viali principali di Massa, ovvero via Chiesa, viale Stazione e viale Roma. Come più volte sottolineato dall'amministrazione massese c'è un impegno costante nel mantenere e preservare il verde pubblico, in particolare gli alberi che sono alleati indispensabili nella lotta ai cambiamenti climatici. Il primo consistente intervento è partito da viale Chiesa nel tratto che va dall'Aurelia a via Bastione e terminerà domani. Poi, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, la ditta si sposterà nella parte inferiore della strada, ovvero da via Aurelia alla rotatoria della Misericordia,
Si tratta di una potatura contenitiva degli alberi ad alto fusto che da una parte consentirà di restituire vigore alle piante e dall'altra eliminerà le situazioni di pericolo dovute ai rami secchi e possibili crolli o la continua caduta di foglie sui marciapiedi rendendoli impraticabili e anche pericolosi. Secondo appuntamento con la nuova trasmissione di Antenna 3 È tempo di, condotta da Laura Sacchetti. Questa sera affronteremo il tema del commercio. Ci saranno 4 ospiti in studio, ma passiamo la linea a Laura che ci anticipa il contenuto della trasmissione di questa sera. A te Laura. Grazie della linea, vi aspetto, è tempo di, sempre qui, Canale 99, sempre Antenna 3, vi aspetto, è tempo di parlare di commercio. A fra poco per scoprire chi sono gli ospiti di questa sera. Grazie Laura e grazie agli ospiti che avrai in studio. Oggi nella palestra delle Mariposa di Marianna Bongiorni, il Telefono Azzurro ha organizzato un evento per festeggiare la convenzione tra Telefono Azzurro e l'ONU, che ha compiuto, pensate, 30 anni. I diritti dei bambini, il tema al centro della giornata, con tanta presenza di pubblico e rappresentanti delle istituzioni, provincia, comune di Massa, questura, polizia penitenziaria, tanti bambini e tanta arte sono stati protagonisti indiscussi dell'evento di quest'oggi. Si sono esibiti i bambini delle scuole di ballo Le Mariposa e Urban Academy di Massimiliano Mosti in coreografie legate al tema dell'infanzia. Ai lati della palestra erano allestite le fotografie dei fotoreporter Andrea Pepe e Paola Nizza e a conclusione dell'evento una grossa torta a tema realizzata dall'alberghiero e l'esibizione acustica del duo Ale e Greg. Sentiamo le interviste realizzate in questa giornata. Oggi è una giornata importante, sono i 30 anni della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia. Sono passati 30 anni da quando è stata ratificata, ma sinceramente tanta strada ne dovremmo ancora fare. Quindi oggi è una giornata di riflessione soprattutto, ma anche una giornata, se vogliamo, di festa per questi bambini, perché alcuni di loro, specialmente quelli più piccoli, nel rappresentare le loro coreografie hanno, diciamo, l'idea del gioco. Quindi uno dei diritti della convenzione è proprio il diritto al gioco, e quindi oggi abbiamo voluto usare una sede non istituzionale per fare veramente protagonisti i bambini. Qual è il significato, secondo lei, il messaggio che poi dovrà passare? Ovviamente è un anniversario importante perché è il 30° anniversario della Carta dei diritti dei bambini. Il messaggio ovviamente riguarda la tutela dei bambini, dei più piccoli, a bambini e adolescenti, quindi questo è l'importante. E oggi, grazie a Telefono Azzurro e all'Associazione Sportiva delle Mariposa, abbiamo fatto un evento proprio molto bello per sensibilizzare questo tema davvero importante che ci sta tanto a cuore come amministrazione comunale. Come contributo della Charity e la testimonianza di tante disavventure di infanzia di tanti bambini maltrattati nell'Africa, abbandonati, denutriti e senza nessun futuro. E questa cercheremo di spiegare stasera in sintesi qual è la difficoltà della fame nel mondo, soprattutto nei bambini. Siamo davanti alle fotografie di Paola Nizza, la fotoreporter che ha presentato la sua mostra poco tempo fa a Palazzo Ducale, in collaborazione con voi, perché è venuta, insomma, ad inaugurare il pozzo insieme a voi. Com'è vedere ancora queste fotografie? Qual è il messaggio che arriverà poi alle nuove generazioni soprattutto? Ma io spero che nelle nuove generazioni arrivi un bel messaggio con le foto di Paola Nizza, perché veramente rappresentano la drammaticità dell'Africa, e spero che comunque migliori il loro futuro. Il tuo contributo di oggi a questa manifestazione? Allora, io ho presentato, provato a raccontare quello che ho visto negli ultimi anni tra il Guatemala e, insomma, l'Est Europa con i profughi. E ho cercato con queste poche foto di raccontare, di far vedere come sono, tra virgolette, gestiti, scusa la parola, i diritti dei bambini. Il diritto del bambino è un tema scottante che spesso, troppo spesso, viene sottovalutato. Io ho avuto la fortuna, la sfortuna di vedere la noncuranza per questo termine, per i diritti umani, cosa può portare.
e posso assicurare che non è un bel vedere. Però io credo anche che ci sono persone, e questa manifestazione è un esempio, che con il loro aiuto, anche se piccolo, possono dare una mano, come io nel mio piccolo, insomma, con le mie fotografie. Grazie ai fondi raccolti dal progetto Regaliamoci un'ambulanza, sabato prossimo la Croce Bianca di Massa inaugurerà un mezzo di pronto soccorso in memoria della dottoressa Gabriella Gabrielli, scomparsa 2 anni e mezzo fa. Se ne è occupata Lucrezia Maglio. Si conclude il progetto Regaliamoci un'ambulanza, promosso dalla Croce Bianca di Massa, partito con la cena del 14 giugno alla Torre Fiat, che ha coinvolto tutta la città, con manifestazioni in Piazza Mercurio il 24, il 25 e il 26 luglio, con musica e sfilate di moda e pittori. La raccolta fondi si è conclusa lo scorso 14 settembre, 3 mesi di ottimi risultati, oltre 17.000 euro di incassi. La somma non copre la spesa per l'acquisto di un'ambulanza nuova, che di solito costa tra i 60 e i 100.000 euro e nemmeno usata. Noi avevamo bisogno di trovare dei fondi per acquistare un'ambulanza nuova o usata. Abbiamo lanciato questa idea, Regaliamoci un'ambulanza, con il marito di Gabriella, il dottor Ricenzo. Avevamo già parlato subito dopo la scomparsa di Gabriella che avremmo voluto un'ambulanza da dedicare, o un doblo da dedicare a Gabriella, perché lei era l'anima della Croce Bianca. E abbiamo colto l'occasione di avere 2 ambulanze che sono già in esercizio, cioè stanno facendo i servizi di 118 e sociali, e abbiamo pensato di fare questa cosa. Presenteremo la scritta che abbiamo fatto sull'ambulanza, che abbiamo nominato, gli abbiamo dato un nome, si chiama Città di Massa, e sulle fiancate c'è scritto il ricordo di Gabriella Gabrielli. Quindi in qualche maniera abbiamo chiuso un progetto e abbiamo voluto ricordare la nostra amica Gabriella, qui in Croce Bianca tutti vogliono ancora, nonostante 2 anni e mezzo che non c'è più, gli vogliono ancora un mare di bene, perché qui lei era l'anima e il cuore di questa associazione. Sabato prossimo, 23 novembre, in accordo con la famiglia di Gabriella ed in particolare con il marito, il dottor Renzo Ricci, si terrà la messa commemorativa, dove verrà inaugurata una nuova scritta sulla fiancata dell'ambulanza, in ricordo di Gabriella Gabrielli, e sul lato posteriore verrà incisa la dicitura Città di Massa. La messa si terrà presso la chiesa della Madonna del Monte e verrà celebrata da Don Luca Franceschini. Dopo la cerimonia di intitolazione seguirà la benedizione del mezzo. Visita nelle scuole di Massa oggi da parte di Gaia S.P.A. Ancora una tappa si aggiunge al progetto didattico Alla scoperta dell'acqua. I rappresentanti del gestore idrico, insieme alla vicepresidente di Gaia Michela Consigli e all'assessore all'ambiente di Massa Veronica Ravagli, hanno portato il saluto delle istituzioni e del gestore a circa 200 bambini in 3 diverse scuole, la primaria delle Suore Missionarie, la San Filippo Neri e la scuola Le Grazie. Ha dichiarato la vicepresidente di Gaia, Michela Consigli: numerosissime le richieste di adesione alle nostre iniziative didattiche che ci sono pervenute quest'anno. Ci siamo impegnati a far visita a circa 100 scuole su tutto il territorio, gestito per un totale di circa 10.000 bambini su 45 comuni. Le lezioni di oggi sono state tenute da Alfredo Brunini, responsabile degli impianti acquedotto di tutta la Versilia, e hanno avuto come oggetto anche gli accorgimenti da tenere presenti per preservare la risorsa idrica, che in natura non è inesauribile. È stato anche consegnato il libro Acqua in mente, composto da 47 pagine, nelle quali è narrata la storia di come l'uomo ha usato, modificato, prelevato l'acqua dalla preistoria a oggi con la gocciolina mascotte H2O. Ad ogni libro è allegato Il gioco dell'acqua, che sullo stile del più noto gioco dell'oca, attraverso il lancio dei dadi e la conquista delle caselle del percorso, stimola l'apprendimento dei bambini ponendo loro delle domande sui contenuti del libro stesso. Adesso un po' di pubblicità, poi di nuovo in studio. L'appuntamento è per mercoledì con È tempo di...
commercio. Seconda puntata del nuovo format televisivo di Antenna 3 per approfondire alcuni aspetti della nostra città. Siamo partiti con la puntata sul turismo perché abbraccia diversi settori dell'economia del nostro territorio. Questa volta però ci concentriamo sul commercio e lo faremo con quattro ospiti. Per Carrara e per Massa avremo dei rappresentanti della giunta e poi abbiamo due ospiti che rappresentano le categorie. Quindi non vi resta che sintonizzarvi mercoledì, sempre qui, sempre su Antenna 3. Matteo Moda e Carlo e Raffaella, dove lo stile e la raffinatezza si incontrano per vestire ogni tua giornata. Carlo e Raffaella per il tempo libero, con una vasta scelta di marchi quali jeans Levi's, rifle, giubbotteria Canadiens e Dookers, Luigi Morini, Navigare e capi in pelle Milestone. Matteo Moda, invece, offre quel particolare ricercato per ogni occasione. Per lui abiti uomo lebole e camiceria cassera, e per lei la raffinatezza del total look corte dei Gonzaga, adatto anche a tagli più. Carlo e Raffaella e Matteo Moda, in via Carducci 119 a Massa. Ami le orchidee? Da MV Garden c'è la festa dell'orchidea dall'8 al 15 dicembre. In un giardino tropicale tra orchidee di tutte le qualità e colori, scegli la tua. Oh, la nostra super offerta. Orchidea Phalaenopsis, due rami fioriti a 8,50 euro. Dall'8 al 15 dicembre in via Aurelia Ovest, Massa, è festa dell'orchidea da MV Garden. E non dimenticarti dell'albero di Natale. Li abbiamo con le radici di tutte le dimensioni. Nuova Mazda CX-30. Upgrade your life. Nuova Mazda CX-30, anche ibrida. Scoprila negli showroom Mazda. La TV locale più seguita in provincia. Facile! Con oltre 35.000 telespettatori al giorno, Antenna 3 è la televisione di casa tua. Chi altro? È stato presentato questa mattina il calendario delle attività natalizie 2019 nel comune di Massa. Ci saranno spettacoli, concerti, appuntamenti solidali e laboratori per i più piccini. Vediamo insieme. Manca quasi un mese a Natale e Massa inizia a scaldare i motori per dare il via ai festeggiamenti. Il 1° dicembre potrebbe essere la data prescelta dall'amministrazione Persiani per l'accensione di tutte le luminarie della città. Il calendario delle attività natalizie è stato presentato proprio questa mattina a Palazzo Civico dagli assessori Veronica Ravagli e Paolo Balloni e i rappresentanti di CCN Massa da Vivere. Un'edizione ricca di proposte, quella in programma dal 24 novembre al 5 gennaio, con decine di appuntamenti scanditi nei weekend e nelle tradizionali giornate di festa. Tutto questo grazie ai commercianti del centro commerciale naturale che in questi giorni si stanno dando da fare giorno e notte per allestire i preparativi e grazie anche al comune. C'è ancora qualcosa di non definitivo. Per quest'anno, visto che non ci sono state delle vere e proprie condizioni per allestire il mercatino con le classiche casette di legno, l'assessore Balloni conferma di stare aspettando una proposta concordata con gli ambulanti per organizzare la fiera in Piazza Aranci i 4 fine settimana precedenti al Natale. E ritornerà anche il mercatino degli hobbisti lungo la passeggiata pedonale di Viale Eugenio Chiesa, che verrà allestito durante 4 fine settimana e 4 giorni prima di Natale.
Abbiamo pensato di collegare tutta la città, ovviamente, il miglior modo sono le luminarie, quindi quest'anno abbiamo proprio ampliato la zona dedicata a questa attrattiva, quindi da Marina si arriva fino al centro, abbiamo però anche ampliato, diciamo, ramificato verso le zone un pochino più periferiche, ovviamente la stazione non è periferica, però verso Romagnano, in Partaccia, siamo arrivati fino al Mirteto, quindi siamo anche dedicati alla montagna, diciamo che le luminarie abbracceranno tutta la città durante il periodo natalizio. Le gallerie sono state coinvolte, io ho fatto intanto una riunione con i commercianti della Galleria Da Vinci e sono in programma per i prossimi giorni riunioni con i commercianti di tutte le gallerie. Credo che il rilancio del commercio all'interno delle gallerie passi per un ripensamento completo, serio e generale del commercio e anche del commercio ovviamente appunto delle gallerie, che passa attraverso il piano del commercio che noi abbiamo in sede di redazione. Tante le iniziative per i bambini. Dal 1 al 24 dicembre in Piazza Mercurio ci sarà la casa di Babbo Natale e resterà aperta tutti i giorni dalle 16 alle 18 e il sabato e la domenica fino alle 19. Grandi e piccini potranno esplorare anche il Bosco dei Folletti ogni sabato e domenica in via Cavour dalle 16 alle 19. Ma non c'è Natale senza letterine ed ecco che in Piazza Mercurio nasce l'ufficio postale degli Elfi, aperto ogni giorno dal 1 al 24 dicembre. Ma anche tanta musica con le scuole Play the Voice, Do Re Mi e gli Archi Mossi, la prima orchestra itinerante di archi amplificate, viole e violini, tutta al femminile. Ci sono eventi per tutti i gusti e tutte le età, come quello del 13 dicembre, il Christmas Jumper Day, legato a Save the Children, dove i partecipanti sono invitati ad indossare maglioni a tema natalizio. E ci saranno anche eventi di solidarietà, come quello del Paniere delle Eccellenze dell'Associazione Nazionale Tumori e quello di ARPA, che con una donazione minima di 3 euro regalerà alcune spille colorate e l'intero ricavato sarà devoluto all'Associazione per sostenere le donne vittime di violenza. Insomma, un calendario ricchissimo, quello di Christmas 2019. Per sapere sempre dove andare e che cosa fare è necessario rivolgersi all'Elfo Informa, il punto informazioni davanti al Teatro Guglielmi, aperto tutti i giorni dalle 15.45 in poi. L'amministrazione comunale di Carrara, come quella di Massa, ha aderito alla Giornata Nazionale degli Alberi che si celebra domani con iniziative in tutta Italia. A causa delle condizioni meteo avverse, però, le iniziative organizzate dal Comune di Carrara sono già state rinviate alla prossima settimana. Nella giornata di martedì 26 novembre, gli studenti della Saffi provvederanno alla piantumazione presso il giardino di San Martino delle piante che adornavano Via Verdi e che saranno sostituite da altre essenze. Inoltre, giovedì 28 novembre, Lega Ambiente accompagnerà sempre i bambini della Saffi alla scoperta delle essenze arboree del Parco della Padula, nell'ambito delle iniziative previste dalla convenzione tra l'associazione e il Comune di Carrara. Anche quest'anno abbiamo puntato sulle scuole perché siamo convinti che è da qui che debba partire l'educazione al rispetto dell'ambiente e all'amore per la natura, afferma il sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale. È stata spostata sabato 23 novembre la gita alle navi pisane organizzata da Italia Nostra sezione di Massa Montignoso a causa delle cattive condizioni meteorologiche. Martedì 26 novembre dalle ore 15 presso la sede provinciale della Confartigianato Imprese Massa Carrara inizierà il corso di aggiornamento per installatori di impianti FER, ovvero fonti di energia rinnovabili. I corsi di aggiornamento obbligatorio di 16 ore con validità triennale. In mancanza di tale adempimento, le imprese che già operano o intendono operare su impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili non potranno rilasciare dichiarazioni di conformità per gli interventi di installazione e di manutenzione straordinaria sugli impianti FER. Il corso di aggiornamento FER deve essere frequentato dal responsabile tecnico entro il 31/12 di quest'anno, quindi 31 di dicembre. Per ulteriori informazioni e iscrizioni potete contattare la sede provinciale di Confartigianato Imprese Massa Carrara, il numero di telefono è lo 0585 198039. Parliamo un po' del tempo e dell'allerta meteo, anche se dopo vi lascio il nostro bollettino meteorologico. Permangono condizioni di instabilità sulle zone occidentali della Toscana anche domani, giovedì 21 novembre.
La sala operativa unificata della regione ha prolungato il codice giallo fino alla mezzanotte di domani per rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore a causa di piogge e temporali. Ancora possibilità di rovesci o temporali sparsi più probabili nella zona dell'arcipelago, sulle zone costiere e sulle aree adiacenti. I temporali potranno essere associati a occasionali colpi di vento e grandinate. Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione Allerta Meteo del sito della Regione Toscana. L'indirizzo è regione.toscana.it/allertameteo. Ma sentiamo adesso le previsioni dettagliate per la nostra provincia con il bollettino meteorologico curato da Meteo Pane. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per giovedì 21 novembre. Cielo molto nuvoloso con piogge deboli, temperature stazionarie, venti moderati da sud-est, mare poco mosso. Venerdì 22 novembre. Nuvolosità intensa, temperature lieve rialzo, venti moderati, mare mosso. Nei giorni successivi molto nuvoloso, temperature in aumento, venti tesi e mare mosso. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.meteoapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5, ti aspettiamo! Siamo giunti al termine del nostro telegiornale, vi lascio ai nostri programmi, mi raccomando è tempo di commercio questa sera, ricordate. Grazie per averci seguito, una buona serata a tutti e appuntamento domani. Arrivederci.